Si è svolto a un incontro di lavoro a Comitini, al Palazzo Bellacera, sede del Comune, tra gli amministratori dei comuni di Comitini, Racalmuto, Aragona, Realmonte, Siculiana, Sutera, Caltanissetta e San Cataldo. Obiettivo: la promozione e lo sviluppo turistico del territorio. Dopo Mussomeli c'erano quasi 15 comuni, abbiamo voluto fare questo workshop a Comitini che ha lo scopo di rendere praticamente tutto quello che si è detto a Mussomeli a maggio, ora incominciarlo sul serio a fare qualcosa. Significa fare dei progetti per la regione, ma significa anche preparare dei pacchetti turistici insieme a questi nostri amici della Travel Non Stop, ma altri tour operator che si metteranno in prima linea per realizzare questo. Questo facendo uno scopo importante, quello della rete, cioè unendo i comuni, le associazioni e tutte le strutture ricettive. La finalità è quella di vedere, di individuare dei temi comuni a più comuni, insomma, no? Proprio per creare un unico brand e posizionarsi sul mercato turistico sia nazionale che internazionale. Ovviamente lo spirito sarebbe quello di individuare una forza complessiva che possa avere un impatto favorevole sui mercati nazionali e internazionali, cosa che di fatto non sarebbe assolutamente possibile per il singolo comune o per la singola entità. Ecco, questo è lo spirito e la volontà. La riunione di oggi è finalizzata proprio a verificare se c'è questa volontà e se principalmente c'è la possibilità di condividere un progetto comune. Io credo che Racalmuto abbia bisogno di una ricetta che veda coinvolti non solo la pubblica amministrazione ma anche i locali, perché c'è bisogno di mettere in rete quello che noi chiamiamo progetto turismo, incentrato sicuramente sulla figura di Leonardo Sciascia, ma attorno a Sciascia ha riscoperto per esempio le miniere di sale, di zolfo e tesori anche di Pietro D'Asaro, le tele di Pietro D'Asaro, il castello, la fruizione propria di questi contenitori culturali che darebbero a Racalmuto e anche alla provincia, darebbero sicuramente uno stimolo nuovo di questo grande progetto cultura e turismo. Noi stiamo investendo tanto sull'immagine, stiamo programmando sul turismo, stiamo cercando di sviluppare quel lato economico che riguarda le attività turistiche, anche perché Comitini, come tanti comuni dell'entroterra agrigentino, hanno un patrimonio inestimabile di altissimo valore storico, archeologico e monumentale. Comitini, è inutile dirlo, noi siamo la terra delle zolfare, quindi contiamo quelle che sono i resti di archeologia industriale, che è un patrimonio immane per l'intera regione Sicilia, un patrimonio che stiamo cercando di valorizzarlo e di renderlo fruibile ai visitatori, ai cultori, e quindi vogliamo fare di Comitini un punto d'incontro per quello che è la cultura, per quello che è il turista. E abbiamo, diciamo, le potenzialità, ci crediamo e stiamo lavorando per questo, quindi ben vengono queste iniziative che possono dare voce a quello che è il nostro programma amministrativo, a quelli gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere, che è la crescita della nostra comunità e quello che è dare una forte economia al territorio e quindi di richiamare gente, far ritornare Comitini quello che era nel periodo d'oro dell'età dell'epopea dello zolfo.